7 aprile. Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Mosè non è la sola voce di Dio in seno al popolo del Signore. Dopo Mosè viene Giosuè, i giudici, Samuele, Nathan, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele e tanti altri profeti che sempre hanno fatto risuonare la voce del Signore in mezzo al suo popolo. Se Mosè fosse la sola voce di Dio, la religione di Israele sarebbe senza storia, anzi, sarebbe incapace di governare qualsiasi storia, dal momento che essa è parola data in un deserto, in un momento particolare della vita del popolo del Signore. È come se noi dicessimo che solo il Vangelo è la legge del cristiano. Il Vangelo, per essere vera legge del cristiano, ha bisogno di altri circa 70 libri di scrittura sacra e di 2000 anni di lavoro ininterrotto dello Spirito Santo nella Chiesa, tutto finalizzato alla comprensione della verità in esso contenuta, che mai si esaurirà. Comprendere la parola di Dio è comprendere Dio. Ma Dio è infinito, eterno, divino. Anche la parola di Dio è eterna, divina, infinita. Solo lo Spirito Santo può aiutarci nella sua vera comprensione. La sua missione nella Chiesa proprio in questo consiste, nel prenderci e condurci di verità in verità, ogni giorno sempre aggiungendo, mai togliendo, purificando, mai abrogando, elevando verso la perfezione, mai abbassando nell'imperfezione. È per il suo lavoro che la Chiesa progredisce e cresce nella verità. Ma è anche per il suo ininterrotto lavoro che Mosè mai potrà essere considerato voce esclusiva di Dio. Nelle successive voci di Dio il peccato non è l'ultima parola dell'uomo. L'ultima parola è il pentimento, la richiesta di perdono, il dolore per aver offeso Dio. Figlio dell'uomo, di ai figli del tuo popolo. La giustizia del giusto non lo salva se pecca. E il malvagio non cade per la sua malvagità se si converte dalla sua malvagità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Se io dico al giusto, vivrai, ed egli confidando sulla sua giustizia commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nel male che egli ha commesso. Se dico al malvagio, morirai, ed egli si converte dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita senza commettere il male, egli vivrà e non morirà. Nessuno dei peccati commessi sarà più ricordato. Egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà. Eppure i figli del tuo popolo vanno dicendo: non è retta la via del Signore. È la loro via invece che non è retta. Se il giusto si allontana dalla giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi andate dicendo: non è retta la via del Signore. Giudicherò ciascuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele. Ezechiele 33, 12, 20. Questa parola intermedia di Dio tra Mosè e Cristo Gesù annunzia che il Signore offre al suo popolo la possibilità di potersi pentire, convertire, ritornare. Perché il cuore dell'uomo è così indurito da non accogliere le successive parole del suo Signore? È il peccato che rende sordo l'uomo ad ogni parola del suo Dio. Quando il cuore è libero da ogni trasgressione, sempre si apre all'ascolto, ma anche sempre è misericordioso verso i suoi fratelli e sa trovare quelle vie che coprono il peccato in vista del pentimento, astenendosi da ogni giudizio o condanna. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo a loro e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.
Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Giovanni 8:1-11. Gesù è persona dal cuore puro, comprende, non condanna, invita a non peccare più. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci miti e umili di cuore.